Ciao a tutti, benvenuti a questo tutorial di presentazione della piattaforma Kahoot.com, che è una piattaforma che da diversi anni rende possibile la creazione di test, quiz e lezioni in maniera coinvolgente per gli studenti in quella modalità che in letteratura si chiama gamification oppure engaging, cioè il coinvolgimento appunto degli studenti nell'attività di apprendimento e di verifica. La scuola ha comprato di recente un certo numero di account per docenti della versione education, quindi la versione che sblocca tutte le funzionalità del prodotto. In questo tutorial vedremo alcune delle caratteristiche fondamentali del prodotto e alcune delle modalità di creazione dei test e di esecuzione appunto delle lezioni o comunque delle attività. Per entrare possiamo usare il tasto login. I docenti hanno ricevuto dalla scuola un invito ad accedere tramite la loro mail a registrarsi e avere accesso quindi, dicevamo, alla versione education. Il login ci porta all'interno della piattaforma. Una volta all'interno della piattaforma troviamo una finestra con le news, le notizie della community di Kahoot che possono interessare o meno alcuni degli ultimi Kahoot, degli ultimi test, giochi, quiz, chiamiamoli come vogliamo, che sono stati pubblicati con il numero anche dei giocatori delle partite giocate, che a volte sono anche considerevoli. Ora, questa platea di test già compilati ed esistenti appunto nella piattaforma sono comunque a nostra disposizione attraverso la funzione Discover, per cui noi possiamo anche utilizzare tranquillamente prodotti che sono stati realizzati, giocati, testati in qualsiasi altra parte del mondo, in qualsiasi lingua. Questa è insomma, una cosa molto utile perché consente a noi di poterci appropriare, diciamo così, del lavoro di altri colleghi. Naturalmente anche noi a nostra volta metteremo disponibili nella community i nostri prodotti e utilizzarli liberamente copiandoli nel nostro account, magari anche modificandoli secondo le nostre esigenze. Penso ad esempio ad una certa facilità che avrebbero docenti di chimica, di fisica, di matematica o anche di inglese a utilizzare prodotti che sono stati realizzati magari anche in lingua straniera, ma che sono facilmente usabili nel nostro contesto, modificando magari appunto qualche domanda. E sono veramente centinaia di migliaia di prodotti disponibili. Quindi una cosa da fare sicuramente è utilizzare la funzione Discover. Andando nella funzione Discover, quindi io posso trovare un Kahoot, find Kahoot, semplicemente inserendo una qualsiasi parola che quindi si trova all'interno del Kahoot indicizzata, oppure scegliendo delle collection, dei temi o degli argomenti. Se ad esempio io digitassi Dante, quindi la parola Dante, riusciremo a trovare una serie di test già pronti e potremo visionarli prima di eseguirli, prima di prenderli noi. E vediamo anche il numero dei giocatori. Questo, per esempio, è stato realizzato da Gabriella Covri e giocato 1600 volte e mandato in esecuzione. E così, se mettiamo ad esempio come chiave di ricerca una parola che riguarda, non so, la chimica in italiano o in inglese, chimica, e mandiamo la ricerca, dopo un po' abbiamo quindi tutti i test di chimica che possiamo esplorare e poi decidere eventualmente di acquisire nella nostra banca dati dei test. La barra superiore di Kahoot, oltre il pulsante che ci riporta alla pagina iniziale e al pulsante Discover, attraverso il quale cercare questionari realizzati da altri, ha questa funzione che è quella per creare i Kahoot in maniera autonoma e quest'altra funzione, la reportistica, dove abbiamo i risultati dei questionari svolti dagli studenti. L'altra funzione, quella relativa ai gruppi, la vedremo un'altra volta.
Volendo realizzare un questionario, bisogna attivare la funzione CAUTS. Si apre quindi la nostra personale antologia di questionari. E quindi io qui vedo tutti i questionari che sono stati realizzati nel corso del tempo da me o importati, presi da altri docenti della community di CAUTS. Posso realizzare delle cartelle per tenere in ordine i questionari su base tematica oppure in base alla materia. Posso ordinarli dal più recente al più antico oppure per numero di volte che è stato somministrato. Ma vediamo subito il processo di creazione. La creazione di un questionario da zero parte dal pulsante in alto Create, che consente appunto di partire da zero con un questionario vuoto e di creare un questionario. Se vogliamo però vedere prima come è combinato un questionario di CAUT, dobbiamo esplorarne uno già pronto. Peraltro, noi possiamo avere dei prodotti che sono dei veri e propri questionari o test, quindi contenenti soltanto domande di varia tipologia, oppure dei prodotti, diciamo così, che sono invece un mix di slide, quindi di informazioni, di video, di lezioni e di domande. Questa seconda modalità, la modalità lesson, appunto, è forse la più interessante perché consente di strutturare una lezione, quindi con proiezione di contenuti, diciamo di tipo diapositive, di tipo slide, gestite dal docente, a cui si alternano delle domande in diretta per verificare la comprensione e quindi tenere desta, diciamo, l'attenzione degli studenti e tenerli soprattutto coinvolti e presenti durante l'erogazione di questo, chiamiamolo, oggetto didattico. Quindi le modalità sono due: o il mero questionario oppure slide alternate a domande. Apriamone uno per vedere per il primo anno, diciamo, quindi uno di livello elementare, per vedere come è strutturato. Vediamo come si presenta quindi questo test. Sulla parte di sinistra abbiamo la successione delle slide delle domande che compaiono in primo piano nella parte centrale. Test che riguarda quindi l'ambiente. C'è una slide sulla quale il professore farà la sua spiegazione, com'è l'impatto ambientale nelle società antiche. Segue una seconda slide esplicativa del tema e quindi parte una domanda che chiede un po' di verificare quanto è stato compreso nelle due slide precedenti. Quindi la domanda dice: qual è la disciplina che si occupa di studiare l'aumento della popolazione? E cioè, questa è una domanda molto semplice, con quattro possibili risposte, di cui una sola è quella vera. Quindi una domanda che è caratterizzata da un'immagine e da quattro risposte di tipo testuale. Qui c'è impostato un tempo limite di 20 secondi, che sono anche troppi, e un punteggio. Il punteggio viene impostato scorrendo questo cursore. Si va da 0 punti se la domanda non ha punteggio, quindi è una mera verifica, quindi un test senza gara, diciamo così, a un valore di 1000 punti oppure di 2000 punti se la domanda è più difficile. E qui l'opzione è singola, quindi l'alunno può scegliere una sola risposta. Segue dopo questa domanda un'altra slide presa sempre da Zanichelli, in cui si spiega il fenomeno della deforestazione, e segue poi ancora una domanda, si alterna una domanda, ancora una volta di tipo, diciamo, a scelta multipla, però qui abbiamo due risposte, vere, quindi una selezione multipla. In quale di questi paesi è possibile trovare la foresta pluviale? Qui la foto ha un mero, scopo esornativo, diciamo così. Le risposte esatte sono Indonesia, lo vediamo qua, e Perù, sono spuntate per dire che sono quelle corrette, mentre Sudan e Germania no. Il test continua con un'altra domanda, questa volta di tipo leggermente diverso, perché la risposta non è costituita da testo, ma da immagine. Quindi la risposta è costituita da immagine, per cui la domanda dice: quale delle seguenti immagini può riferirsi a delle coltivazioni industriali? Ecco, se vediamo la preview, per esempio, quindi l'anteprima, guardiamo che questa domanda presenta la scelta basata sulla risposta. In questo caso
Immaginiamo che trattandosi qui di tulipani non siano coltivazioni industriali, mentre il girasole e quest'altra che è la coltivazione del cotone sono sicuramente coltivazioni industriali. Non lo è invece la coltivazione delle fragole. Il tempo, come vedete, è scorso, è finito e quindi l'alunno in quei 20 secondi deve dare la sua risposta. Dopodiché, per continuare a vedere come è fatto un test, abbiamo ancora una slide in cui si passa a parlare delle risorse idriche e poi c'è una domanda di tipo aperto. Ecco, spiega a cosa servono i diserbanti chimici. In questo caso lo studente deve digitare una propria risposta dopo aver ascoltato magari quello che ha detto l'insegnante, dopo aver studiato sul libro di test o dopo aver cercato, insomma, notizie da qualche parte, deve digitare una risposta di 250 caratteri, quindi una risposta molto breve, scontata, molto breve, nel tempo di 90 secondi. Ecco, come si presenteranno le risposte? Le risposte si presenteranno sotto forma di carte, così, in cui c'è il testo più o meno lungo, mettendo in rilievo determinate parole da parte degli studenti. Ecco, questa è una risposta. Poi abbiamo inoltre, altre slide, quindi proseguono le slide, e quindi abbiamo una risposta completamente aperta, un'altra domanda, anzi, con una risposta aperta, però preceduta da un video. Quindi in questo caso lo studente deve prima seguire il video, che ha la durata di 1 minuto e mezzo, ma possiamo stabilire anche, prendere anche il video di 1 ora e adattarlo, tagliarlo alle ragionevoli durate che necessitano. Dopo aver visto il video, lo studente scrive la sua risposta. Potrebbe essere un riassunto, potrebbe essere ripetere il concetto fondamentale della comunicazione video. Ecco, se guardiamo la preview, vediamo che alla fine troveremo lo stesso le risposte testuali degli studenti, ma questa volta l'introduzione è data dal video, insomma. Poi abbiamo ancora delle altre slide, poi abbiamo una domanda molto semplice di tipo vero-falso, e quindi questa ha solo due opzioni. Poi abbiamo ancora una domanda a risposta singola, però la caratteristica di questa domanda è che l'immagine si scopre a poco a poco. Quindi l'alunno deve in qualche modo anche capire, mano a mano che si rivela l'immagine, di che cosa stiamo parlando. La domanda qui diceva indica che tipo di fonte energetica è quella mostrata nell'immagine. E queste tessere di mosaico possono essere più o meno numerose, chiaramente se fossero più numerose, quindi molto piccole, diciamo la possibilità di indovinare rapidamente diventa più difficile, insomma, così abbiamo ancora la possibilità di renderle ancora più piccole e di far comporre l'immagine con un mosaico molto piccolo. Questo coinvolge, diciamo, i ragazzi più bravi che dai dettagli dell'immagine, mano a mano che appaiono, riesce a capire di che cosa stiamo parlando. Poi ancora abbiamo un altro paio di slide di lezione, diciamo, fatte dal docente, e poi abbiamo, per esempio, questa è una domanda, anche questa con una risposta chiusa multipla, selezione multipla, e poi l'ultima domanda, l'ultimo tipo di domanda è questa qua, indicare alcune parole chiave, diciamo, che sono le parole fondamentali, domanda finale, relative ai problemi dell'ambiente. Alla fine si formerà nel risultato finale una nuvola di parole che ci darà il cosiddetto cloud, word cloud, eccolo qui, lo vediamo. E dal word cloud noi andremo a trovare le parole chiave, diciamo, della discussione che stavamo conducendo. Ecco, questo è un esempio di test che è anche una lesson, quindi c'è una mescolanza di domande e di slide che propongono delle riflessioni o dei temi. Vediamo adesso come creare un test o una lezione partendo da zero. Il primo passo è cliccare sul pulsante in alto a destra, Create. Il programma ci chiede che tipo di CAUT vogliamo creare. Ci sono dei template, quindi ci sono delle strutture già fatte in cui si alternano appunto magari delle slide per lezioni e delle domande. Ma noi partiamo da zero, quindi dal quiz proprio, diciamo, elementare, e poi con un po' di pratica è facile imparare anche le altre
modalità. Per esempio, Teach with Slide insegna con le slide, crea una lezione interattiva, un Kahoot per una valutazione formativa, alcuni altri Kahoot specifici di vario tipo, insomma, ce ne sono di diverso tipo. Ma partiamo dal Kahoot di grado 0. Ecco, la schermata tipica di Kahoot di base è questa. Nella striscia in alto dobbiamo inserire la domanda. Possiamo anche inserire, vedete, dei simboli di varia natura, caratteri speciali, monete, simboli matematici di varia natura, simboli greci e simboli diversi, e anche un equation editor. Questa è una cosa molto importante perché uno dei limiti, era proprio la difficoltà di creare, per esempio, delle formule matematiche o delle equazioni. Invece, con l'equation editor incluso, noi, possiamo sicuramente inserire, le nostre formule matematiche e quindi le nostre, equazioni o quel che sia, tanto nella domanda quando nella risposta. Cancelliamo per adesso, andiamo a fare una domanda, scriviamo una domanda semplice. Naturalmente questa tecnica di scrivere la domanda, immaginiamo tutti che sia piuttosto dispendiosa in termini di tempo, cioè se un docente deve ogni volta scrivere tutte le domande e le risposte, ovviamente non gli basta la giornata da 24 ore. Ecco perché poi ci sono delle altre strategie, importare le domande per esempio da un foglio Excel, oppure utilizzare dei test che sono già stati creati e adattarli alle proprie esigenze. Comunque, supponiamo di voler scrivere una domanda, anche col copia e incolla va bene. Chi era Garibaldi? Chi era Garibaldi? E qui possiamo trascinare anche un'immagine dal nostro computer, mettere un link di YouTube, quindi vedere magari il film prima della domanda, oppure prendere da una library di immagini, da una biblioteca che il programma ha. È una biblioteca naturalmente, diciamo, americana, quindi le immagini sono per lo più indicizzate con termini americani. Quindi non è detto che troviamo tutto quello che ci serve. Quindi se digitiamo Garibaldi può essere che troviamo qualcosa, ma può essere che non troviamo alcunché. Essendo l'eroe dei due mondi piuttosto noto, possiamo trovare direttamente delle immagini. Chiaramente si trovano facilmente immagini di letteratura, di storia, del mondo moderno, di tematiche geopolitiche, internazionali, ambientaliste, di qualsiasi tipo. Altrimenti l'immagine la possiamo caricare noi. Le risposte che possiamo inserire al massimo sono quattro. Quindi Garibaldi era un generale, è facile capire insomma come scrivere, un marinaio, un pittore, un cantante. D'accordo, la prima domanda quindi è stata realizzata. Dobbiamo indicare qual è il tempo di risposta. Possiamo scegliere tra 5, 10, 20, 30, 60 secondi, diciamo 10 secondi, fino a 240 secondi. Perché se immaginiamo di inserire, per esempio, dei problemi anche complessi di matematica e chiedere al ragazzo di svolgerli prima di dare una risposta, in qualche modo ci vorranno 2 minuti o addirittura più minuti, insomma. Quindi indichiamo con il pallino la risposta esatta e quindi la prima domanda è stata realizzata. Dopodiché aggiungiamo una seconda domanda, una terza, una quarta, oppure preleviamo le domande dall'archivio delle nostre domande che sono, diciamo, salvate tra i nostri questionari oppure anche nei questionari di altri. Quindi se io scrivo qui Garibaldi, sarò portato a ben 52 domande che hanno per tema Garibaldi, quindi potrei andare a scegliere la domanda senza doverla riscrivere. In questo caso, per esempio, aggiungo questa domanda: quando nacque Garibaldi? E ho la seconda. Poi ancora un'altra che mi potrebbe interessare: dove venne esiliato Garibaldi? Aggiungo una terza domanda: perché Garibaldi combatté a Mentana? E altre cose, chi era Anita per Garibaldi e altre domande tra le 52 che sono presenti. Quindi è un sistema questo della question bank per poter inserire insomma domande che sono state già realizzate da altri. Dopodiché posso inserire anche delle domande mie personali e continuare su questo tema. Vediamo adesso come viene svolto, come viene distribuito ed eseguito un Kahoot, un testo o una lezione che sia. Supponiamo di utilizzare appunto il test che abbiamo visto prima, quello sull'ambiente. Allora, noi abbiamo la possibilità, cliccando su Edit, di rivederlo.
di modificarlo e cliccando su play di assegnarlo, di farlo giocare. La modalità di somministrazione del test è duplice. Abbiamo una modalità definita teach, che è idonea anche per le classi virtuali, quindi si presta bene allo svolgimento in regime di didattica a distanza, e una modalità for self-paced learning, che invece è una modalità di svolgimento individuale, come un compito, un assegno di verifica, di autoverifica, o addirittura come challenge, cioè come sfida che si svolge tra i partecipanti a distanza, per cui essi sono coinvolti in una sorta di gara a vedere chi dà le risposte migliori e le più complete. Supponiamo appunto anche di volerlo eseguire dal punto di vista dell'insegnante. Quindi con dei studenti che sono in video oppure sono in classe, diciamo che la modalità più coinvolgente, più bella sicuramente, è la modalità di esecuzione live in classe, proiettando le domande sulla parete e facendo partecipare gli studenti con i loro smartphone utilizzati come risponditori. Ma in questo clima, in questo momento di didattica a distanza, forse non è la soluzione migliore. Quindi, il docente che voglia assegnare un compito, verifica, un test con questa modalità, clicca su Teach e si aprirà una schermata di impostazione del gioco. Quando si è in classe si può giocare anche a squadra, quindi si seleziona Team Mode, mentre l'altra modalità segnata in verde Classic significa che ciascuno gioca da solo. Quali sono le opzioni del gioco? Quelle raccomandate? Ecco, per esempio, di personalizzare l'apprendimento e quindi di vedere quali sono le domande più difficili dopo che è finito il gioco, ma questa è una modalità che vedremo poi dopo, quindi lasciare ai ragazzi la possibilità di ritentare le domande difficili, di riproporle e di farle rigiocare proprio per diciamo, consolidare l'apprendimento. Gli studenti quando partecipano devono potersi collegare al gioco dandosi un nome che li identifica. Allora qui possiamo naturalmente fare in modo di accendere o spegnere questa modalità, cioè creare un generatore friendly di nickname oppure no. Poi possiamo attivare la musica di fondo che può dar fastidio da distanza, mentre può essere interessante quando si gioca tutti insieme nella classe. Possiamo fare un ordine di domande randomizzato, ma questo va bene soprattutto quando si gioca individualmente, e dare l'ordine invece di risposte randomizzate. L'ordine randomizzato, cioè casuale, delle domande è valido quando non ci sono delle slide, altrimenti la logica di questa lezione, di questo oggetto di apprendimento verrebbe stravolta. Ecco perché non è possibile abilitarlo. È possibile abilitare invece la casualità delle risposte, per cui ogni studente avrà A, B, C e D in ordine, diciamo, casuale. Ancora poi ci sono anche delle altre impostazioni che lasciamo perdere qui, insomma, e che sono delle impostazioni di carattere avanzato. Vediamo adesso, quindi, una volta impostate queste opzioni di base, di lanciare il gioco in maniera classica. Cosa succede? Che il programma produce un codice, un PIN. Ecco, questo è il PIN che deve essere comunicato ai ragazzi mentre parte la musica di sottofondo affinché essi possano entrare nel gioco. Quindi ciascuno di loro andrà sulla piattaforma Un ricercatore che si occupa di clima, un po' come uno che lavora nella sala e macchine. entrerà con l'immissione di questo codice. Le domande sono di vario tipo. Un'altra modalità di distribuzione di un CAUT come momento di pratica, di allenamento, di autoverifica è quella del assign.
Cliccando sul pulsante Assign, noi possiamo stabilire la data di scadenza i partecipanti al gioco devono completare l'attività. Ad esempio, domenica 22 novembre a mezzanotte 12 p.m. Se le domande devono avere un timing, quindi il tempo deve essere rispettato, per cui essi devono rispondere nel tempo previsto per ciascuna domanda, se le risposte devono essere random e se bisogna dare un generatore di nomi casuali oppure se lo studente deve mettere il suo proprio nome. Vedete che il limite è molto alto, fino a 2000 giocatori in contemporanea. Quindi un test, un quiz, un gioco, un caotto, ormai lo chiamiamo così, creato da un docente, può essere assegnato fino a 2000 persone. Se noi creiamo questa modalità con questa scadenza, il programma ci restituirà qui un link del gioco che possiamo copiare e distribuire attraverso i nostri soliti canali, oppure, se vedete, andare ad assegnarlo direttamente in Classroom, dal momento che questa piattaforma è collegata quindi verso Classroom, Microsoft Teams, Facebook, Twitter e anche altri ambienti LMS che sono tipici della scuola, insomma, d'oltreoceano. Noi qui abbiamo scuola nostra l'account Kahoot, quindi possiamo andarlo ad assegnare direttamente in Kahoot. Quindi se clicchiamo sul pulsante di Kahoot, ci chiede direttamente la classe a cui vogliamo assegnare questo test, questo oggetto, questo materiale di apprendimento, ecco, o altrimenti appunto prendere questo codice e distribuirlo. La terza modalità, pure molto interessante, è l'utilizzo del PIN, perché Kahoot, come tutte le piattaforme di gioco didattico di gamification, ha un'app. Pertanto, se gli studenti scaricano anche i docenti naturalmente sul proprio smartphone la relativa app, non c'è altro da fare che inserire semplicemente il numero del PIN che punterà direttamente al gioco. Si può giocare anche da soli, no? Fare una sfida con se stessi e quindi mettersi alla prova, magari con degli sfidanti virtuali. Quindi, se cliccate qui, potete sperimentare appunto questa modalità. Ecco, il Kahoot partirà e voi giocate da soli con voi stessi. Così anche lo studente, una specie di allenamento e di pratica che si può fare da soli.